Bene, buonasera, un benvenuto a voi tutti qui presenti e agli amici collegati in diretta in streaming e anche a quelli che ci vedranno, per cui sentiranno questa nostra conversazione e incontro. Ci riuniamo qui per un'occasione molto bella e significativa offertaci dall'Associazione Amici Paolo Nagai e Midori che da alcuni anni ha seguito e fatto conoscere la vita e le tracce di una figura straordinaria che è Takashi Paolo Nagai, nato nel 1908 e morto nel 1951. L'incontro di questa sera l'abbiamo intitolato Da dove rinasce la speranza, da Nagasaki al mondo, perché è proprio questa la dimensione di questo uomo vissuto in quel tempo, in un momento cruciale della storia del secondo Novecento e che riguarda l'episodio che conclude in modo perentorio, drammatico e violento il secondo conflitto mondiale, e all'interno di questa situazione inizia un cammino che alcuni hanno iniziato a riscoprire. Questa sera infatti l'occasione è data dalla presentazione, da un dialogo attorno al libro Pensieri dal Niokodo, che è il diario degli ultimi anni di vita di Paolo Nagai e che è stato tradotto per la prima volta in italiano. E quindi un'opera importante per conoscere il cammino finale di questo uomo. Sono qui con noi l'arcivescovo cardinale Angelo Scola, che ringraziamo per la sua presenza, che ha fatto la prefazione al libro, e Gabriele Comite, che è il traduttore e l'editore di questa associazione, di questa ripresa di ascolto di questa straordinaria figura. È presidente dell'Associazione Amici, associazione che poi, come dirà dopo, si è assunta il compito di essere il canonico, vale a dire il propositore presso la diocesi di Nagasaki e presso anche la Chiesa, della testimonianza e apertura del processo di canonizzazione di entrambe, di marito e moglie, di Takashi Nagai e di Midori, Marina Midori Moriyama, questo era il suo nome. Ecco, la riscoperta di Paolo Nagai e di sua moglie sono recenti, ma hanno radici anche negli immediati anni della sua vita e gli anni successivi. Si era come fosse un po' perso il momento di contatto tra oggi e quel momento, che ha avuto una grandissima... Io sento un rumore, ma non fa fastidio a nessuno. Sto magari un po' più lontano. Un momento di ripresa recente attraverso la mostra che l'associazione ha organizzato al meeting di Rimini e anche alla lettura come libro che molti hanno letto, di Paul Glynn, Pace su Nagasaki, un medico che guariva i cuori. Takashi Paolo Nagai è un giovane desideroso di fare gli studi in medicina nel Giappone degli anni 30, si laurea, il Giappone in quel momento già viveva una grande modernizzazione, dunque anche il pensiero scientifico e anche con le sue inclinazioni anche positivistiche sulla scienza rendevano il suo animo, il suo pensiero pieno di interrogativi, di domande, di acute analisi.
I fatti, le circostanze lo portano a vivere come uno studente universitario presso l'Università di Nagasaki nel quartiere di Urakami, che è il quartiere che è sempre stato storicamente il luogo abitato dalla comunità cattolica giapponese. Solo un cenno perché è importante dirlo. Il Giappone solamente nel 1863, se non sbaglio, ha una prima apertura al ritorno di alcuni sacerdoti cattolici dopo circa 300 anni, dagli anni in cui San Francesco Saverio, i gesuiti e anche altri approdano in Giappone, e che il quale vive una fiorentissima nascita di una comunità cristiana, e che dopo i primi 70 anni di vita, di scambio, di dialogo con la cultura e la religione del Giappone, viene traumaticamente interrotta, e conosciamo da varie fonti il martirio di centinaia di migliaia di persone, di loro di cui non si sanno i nomi, di alcuni si sanno, no? Paolo Michi e compagni, che viene celebrato in agosto la sua ricorrenza. E questa apertura nel 63 vede una comunicazione dei primi cristiani che si riconoscono in un sacerdote francese, ma subito dopo, immediatamente, quando si scopre che questo popolo, che si chiama dei cristiani nascosti, un popolo vero e proprio che era andato anche ad abitare su alcune isole intorno per non farsi vedere, trovare, e viveva in assoluto silenzio della propria fede, ma con una fedeltà che è come un seme piantato che non ha più lasciato quella terra, vengono di nuovo perseguitati per una decina di anni. Poi nel 73 c'è una finale apertura, e Paolo Nagai, ecco, il Giappone da quel momento cammina con un'apertura anche al mondo circostante, occidentale, non solo, e lui si trova in questa situazione di studi, e va a vivere in questo quartiere, appunto, che è il quartiere dove i cristiani hanno sempre vissuto, abitato storicamente, e finisce nella casa, va ad abitare nella casa delle generazioni che hanno custodito il calendario liturgico cristiano, proprio nella casa della famiglia Moriyama, nella quale conoscerà Midori. E lì inizia il suo incontro, dialogo, le domande che lo aprono a riandare a capire che cos'erano, no, quelle chiese che sono intanto 50 anni, 70 anni prima risorte. E in questo cammino commovente, di cui forse ascolteremo parole più precise da Gabriele, accade questo episodio terribile mondiale, che è la bomba atomica, che viene scaricata prima su Hiroshima e poi il 9 agosto del 45 su Nagasaki, e cade proprio in questo quartiere di Urakami, e quindi tutto è distrutto, tutto è cancellato, una tragedia terribile, e il cammino di santità, sicuramente possiamo dire, di Paolo Nagai inizia esattamente di fronte a queste circostanze, a questa memoria antica, a questa sua conversione, a questa circostanza che cancella, sembra cancellare tutto, e riparte da lì. Ecco, questo diario, che è fatto di pagine di giorno in giorno, è veramente una preziosissima fonte che abbiamo voluto immediatamente approfittare di ascoltare e di vivere, proprio per questo anno che il Centro Culturale dedica al tema del volto umano. Come dice la frase alle mie spalle di Don Giussani, nulla così ricco di sorprese, e stasera sarà proprio una sorpresa, come la scoperta del proprio volto umano. Infatti Nio Kodo è, la traduzione significa santuario dell'amore a se stesso, luogo dell'amore a se stessi. Ecco, mi fermo qui vorrei dare la parola all'arcivescovo di Nagasaki, Monsignor Takami, che ci rivolge un saluto, lo abbiamo raccolto nei giorni scorsi per questa grande differenza di fuso orario, e ascolteremo l'importanza che ha per loro, per tutta la Chiesa,
la vita di Takashi Paolo Nagai. Possiamo mandare. Buonasera a tutti. Saluto eminente reverendissima il cardinale Angelo Scola, i relatori, gli organizzatori di questo evento e tutti voi che oggi siete riuniti e collegati per conoscere meglio il cuore del nostro amato Paolo Takashi Nagai attraverso questo bellissimo libro che è Pensieri dal Nyokodo. Ho accettato con grande gioia questo invito degli organizzatori e dell'Associazione Amici di Takashi e Midori Nagai. Ho avuto molto di conoscere il dottor Gabriele di Comite e altri membri dell'Associazione esattamente un anno fa. E come sapete, abbiamo iniziato insieme un percorso che, se Dio vorrà, porterà presto all'apertura delle due cause di canonizzazione degli sposi, Takashi e Midori Nagai, che sono due fiori bellissimi della lunga storia di fede della città di Nagasaki. Io ho l'onore di essere arcivescovo della città di Nagasaki, ma non solo, io stesso sono anche un discendente di quel popolo di fedeli, i cristiani nascosti che hanno mantenuto e vissuto la fede nel segreto a Urakami, il quartiere cristiano di Nagasaki, per quasi tre secoli, nel periodo delle feroci persecuzioni. E da quel popolo che discende anche Midori Nagai, e a Urakami, Takashi Nagai ha incontrato la fede e si è convertito iniziando il cammino della sua nuova vita insieme alla sua sposa. Le figure di Takashi e Midori Nagai sono molto importanti per la chiesa di Nagasaki e per tutto il Giappone, perché con il loro sacrificio e la loro fede sono stati il seme da cui è rinata la gioia della vita e la pace nel nostro popolo dopo la distruzione delle bombe atomiche. Il Giappone ha una lunga storia di santità, ma fino ad allora era sempre stata una santità legata al martirio. Takashi e Midori ci mostrano invece come la loro fede eroica permette di vivere la vita in modo completamente nuovo, pienamente umano, nell'obbedienza al legato del Padre, e diventare così sorgente di gioia e speranza per tutti in tutto il mondo. Per questo siamo oggi qui insieme. La loro testimonianza è ancora più importante oggi, perché sono sposi e genitori, e noi dobbiamo imparare da loro la bellezza e la forza dell'amore nella fedeltà alla nostra vocazione. La loro testimonianza è un anticipo in terra di quella comunione dei santi a cui tutti siamo chiamati a partecipare. Sono molto grato all'Associazione Amici di Takashi e Midori Nagai per il lavoro che stanno facendo insieme alla mia diocesi. A breve chiederemo il nulla osta alla Congregazione delle Cause dei Santi a Roma per poter aprire ufficialmente i due processi di canonizzazione. L'associazione sta ancora facendo molte iniziative per far conoscere in tutto il mondo le figure di Takashi e Midori Nagai, tra cui la traduzione e la pubblicazione per la prima volta dal giapponese di questo e di altri bellissimi libri di Takashi Nagai. Chiedo a tutti voi di pregare insieme a noi che il Signore ci accompagni in questo cammino e che la testimonianza di Takashi e Midori Nagai possa cambiare il nostro cuore nell'amore. Come dice Takashi Nagai proprio in questo libro Pensieri dal Nyokodo: un atomo, quando si spezza, emette una quantità enorme di energia e di calore.
L'amore in qualche modo è simile, perché è solo quando moriamo a noi stessi che liberiamo energia e calore. Al suo apice non c'è amore più grande che dare la vita per gli amici. Grazie e buona serata. Grazie a Monsignor Takami e adesso subito insieme a Gabriele avremo anche l'aiuto di Giorgio Bonino che leggerà alcuni brani del Pensieri dal Neocodo. Gabriele, com'è nato l'incontro con Paolo Nagai e come senti di poter sintetizzare la sua dimensione umana e cristiana così travolgente, così bella, così grande? Come una fonte per noi oggi del nostro quotidiano. Grazie, grazie a tutti voi che siete qui presenti e che siete collegati. Dunque, la storia è nata, come per tanti di qui presenti, con la lettura del libro di Paul Glynn nel 2018. Io ed altri amici siamo rimasti così profondamente colpiti che abbiamo deciso di organizzare la mostra del meeting di Rimini. E, ci sono alcuni aspetti in particolare che ci hanno colpito profondamente. Voglio citarne brevemente tre, anche se avremo in realtà modo di approfondire solo l'ultimo. La prima cosa che ci ha veramente toccati profondamente di Takashi Nagai è l'apertura della sua ragione. Lui fin da bambino, fin da prima, ben prima di conoscere la fede cattolica, cresciuto in una famiglia profondamente shintoista e praticante, lui ha sempre avuto un'insaziabile fame di verità e una chiarissima percezione che la verità corrispondeva anche alla bellezza, una grandissima sensibilità umana. Lui è sempre stato un amante della poesia, un amante dell'arte, della musica, di tutto ciò che era bello. Ma al fondo per lui c'era sempre un'indomabile ricerca della verità. Ed è stata questa sua umanità così profonda, sempre con una ferita che aveva bisogno di trovare una risposta, che è stato il motore che l'ha portato sempre avanti nella vita. Il secondo fattore che ci ha colpito moltissimo è stata la figura di Midori. Quando lui è arrivato a Urakami, ha incontrato il popolo di Urakami e soprattutto Midori, che è stata la sua compagna prima nel cammino della conversione, e poi nel cammino della vita, perché diventa la sua sposa. Ecco, lui ha iniziato a trovare, lì ha trovato il punto di sintesi di quella ricerca che aveva sempre compiuto instancabilmente per tutta la vita. E poi c'è il terzo punto, e questi primi due punti sono di fatto il presupposto del terzo punto. Il terzo punto è ciò che andremo a scoprire stasera attraverso questo libro, e cioè è la testimonianza che lui ha potuto dare nella devastazione totale della bomba atomica, che è una devastazione come è realmente difficile immaginare. Io credo che nella storia non ci sia mai stato un singolo atto puntiforme che abbia arrecato la distruzione che ha portato la bomba atomica. Questa testimonianza che lui dà nel corso della sua vita, dopo la bomba atomica, e in questo libro raggiunge, secondo me, l'apice. È proprio il frutto di questa sua indomita ricerca e dell'incontro con i cristiani di Urakami e dalla moglie. Ed è quello il punto di partenza che permette a lui di compiere questo percorso. Ora, io per evitare che Takashi Nagai ci sembri un personaggio carino per una serata insieme, io vorrei che facessimo veramente mente locale, cercassimo di immedesimarci un attimo con cosa è significata la bomba atomica. Allora, la bomba atomica è stato un evento che ha distrutto completamente la parte nord della città. Nagasaki ha una struttura a L e c'è un monte che ha fortunatamente schermato tutta la parte inferiore, che è la città storica. A nord, sul fiume Urakami, c'era un tempo la campagna ed era dove, come dicevi tu, era andata a nascondersi la comunità dei cristiani. E poi lì c'è cresciuta tutta la parte nord della città di Nagasaki. Quindi tutta la parte nord era di fatto il cuore della cristianità di Nagasaki ed era stato sempre di fatto la città di Nagasaki il cuore di tutta la storia del cristianesimo a partire dai primi gesuiti. Quindi lì è nato il cristianesimo
lì è stato irrorato con il sangue dei martiri, lì è stato preservato dai cristiani nascosti, e lì è caduta la bomba atomica, peraltro non per volere di chi le doveva lanciare, perché il bersaglio doveva essere un altro, a causa delle condizioni atmosferiche e di problemi inattesi col serbatoio, hanno dovuto lanciare la bomba a caso che è piombata esattamente epicentro sul quartiere cristiano di Uracani, distruggendo tutto. Non c'era più niente. Sentiremo Nagai che ci dice: non c'erano neanche più ombre, non era rimasto in piedi nessun oggetto che potesse proiettare un'ombra. Sono morte all'istante 60.000 persone. C'è stata una pioggia radioattiva che ha portato alla morte altre 60.000 persone nel giro di un mese. I sopravvissuti erano spesso rimasti profondamente deturpati nella carne. Quelli che erano sopravvissuti, probabilmente, ovviamente dicevano all'epoca, i più fortunati erano morti. Quelli che erano sopravvissuti, se erano rimasti, se anche non erano rimasti deturpati nella carne, avevano perso moltissimi tutto, tutta la famiglia, sicuramente ogni bene, non c'era più nulla. Io, scusate la crudezza, ma era il mese di agosto, si legge dappertutto, in tutti quanti i documenti, questa distesa di corpi morti, di uomini, di animali, nel mese di agosto è arrivata presto a putrefazione. Per mesi non si poteva stare su quella terra, perché c'era un odore di carne morta in un posto dove potete immaginare chi era sopravvissuto con che atteggiamento di cuore potesse vivere. Era un mondo dove sembrava impossibile che rinascesse la vita, dove sembrava impossibile poter anche solo sopravvivere, non dico vivere, ma anche solo sopravvivere da un punto di vista biologico. Ecco, Takashi Nagai è un personaggio che, lo scopriremo stasera, è riuscito in queste condizioni così completamente disumane non solo a vivere appieno l'umanità, ma di fatto a fare lì il suo percorso che l'ha portato a scoprire la vera umanità e l'ha portato a sviluppare una tale profondità di uno sguardo di speranza e di gioia tale da diventare così contagioso da mettere in movimento un popolo intero intorno a lui, da cui è nata di fatto la ricostruzione della città. Ciò che ci ha sorpreso dopo la mostra, dopo pochi mesi è iniziata tutta la vicenda della pandemia, del Covid, noi siamo rimasti segregati in casa. Quante volte abbiamo sentito dire è come una guerra, o addirittura è peggio di una guerra. Siamo rimasti colpiti da quante persone ci hanno raggiunto perché hanno trovato in Takashi e Midori Nagai due veri compagni in questo periodo. Perché noi non possiamo certo dire che ci sia stato tolto tutto, però ci è stato tolto tanto. In queste condizioni tante persone hanno trovato un grandissimo conforto nell'avere di fronte la testimonianza di qualcuno che ha mostrato nella realtà dei fatti, nella carne, che non c'è nessuna condizione, nessuna privazione che può togliere ultimamente la possibilità di essere felice, di aver speranza. C'era questo che la gente andava a cercare intorno da lui 70 anni fa. Voleva intercettare questo sguardo perché lui era l'ultima fonte di quella possibilità di vita in un mondo che sembrava completamente dominato dalla morte. E questo è quello che è successo a noi 70 anni dopo. Abbiamo trovato esattamente la stessa cosa e abbiamo scoperto che in 5 continenti c'è tantissima gente che nascosta qui e lì, che ha continuato a coltivare una grandissima devozione per queste figure, e adesso stanno nascendo un sacco di rapporti di persone che ci hanno raggiunti con una tale intensità di interesse, di rapporto che sta nascendo, che noi a un certo punto ci siamo trovati a dover prendere atto del fatto che dovevamo fare il passo che abbiamo avuto modo di fare con vicende che sarebbe bellissimo aver tempo di raccontare, arrivare al vescovo. Vi dico solamente che quando io e altri due amici dell'associazione che vivono con me a Tokyo, quando siamo andati a Nagasaki dal vescovo, un po' timorosi per fargli questa domanda, chiedendoci chissà cosa sarebbe successo, il vescovo ci ha guardato e ci ha detto: finalmente qualcuno me lo chiede. Grazie Gabriele. Ascoltiamo allora un passo dei pensieri del Neokodo,
relativo alla visione di quella notte che Takashi Nagai ripercorre in questo scritto. La vista di cui io posso godere dal mio letto non è certo sconfinata, ma stretta tra la bassa trave di legno di casa e il profilo della montagna oltre la grande chiesa. Eppure è quanto basta per permettermi di godere la sensazione di un cielo senza confini, limpido e chiaro, senza l'ombra di una nuvola. Mentre guardavo il cielo sconfinato, rischiarato da quella luce tenue, mi è venuta alla mente la vista di Urakami, che ebbi in una notte di luna piena, poco più di 10 giorni, dopo che era stata ridotta in niente dal fuoco atomico. Quella notte, proprio come oggi, non c'era neanche una nube in cielo e una luce chiara illuminava le colline ricoperte di cenere. Poco più di 10 giorni prima di quella sera, qui a Urakami si stagliavano ancora migliaia di abitazioni e di alti edifici, a cominciare dalla grande chiesa, quando tutto d'un tratto decine di migliaia di persone si ritrovarono a vagare senza meta sotto il suono terrificante delle sirene antiaeree in un'angoscia disperata, stringendo ognuno qualche oggetto tra le mani e rimpiangendo solo di essere vivo. In un istante quella città non c'era più e tutto ciò che era umano, l'avidità, l'amore, l'odio, le diatribe, era scomparso, senza lasciare traccia. Quella sera di 10 giorni dopo non si vedeva più niente di vivo, niente che si muovesse. Solo una collina ricoperta di cenere su cui splendeva la luce della luna. Niente più che proiettasse un'ombra. Quella città ricca di umanità che in passato animava molte ombre era ora una collina senza vita che di ombre non ne aveva più. Mentre la guardavo sentivo in cuore tutta la caducità della vita umana e mi accorgevo che ogni brama è senza senso. La mia amata moglie era morta. Il mio laboratorio, le mie ricerche erano andate distrutte. La mia casa e tutti i miei averi ridotti in cenere. Di salute già non ne avevo più e sapevo che presto non avrei più potuto lavorare. Tutto era perduto. Eppure, mentre facevo questi pensieri e lo sguardo si smarriva sulla landa sconfinata che non aveva più ombre, scoprivo con stupore dentro di me che non provavo né rammarico né tristezza per aver perduto tutto. Ciò che perisce, perisce. Ciò che muore, muore. Vedendo i pochi resti di tutto ciò che era perduto, mi rendevo conto della stortezza di noi uomini, ossessionati dalla brama di afferrare cose che muoiono e in lotta per non lasciarsele portare via una volta che le sia conquistate. A quel punto mi sono sentito liberato. Quando ho capito che ciò che dovevo cercare era qualcosa che non muore, quando ho capito che dovevo cercare il regno dei cieli e la sua giustizia, una nuova e grande speranza si è insediata nel mio cuore. Il regno dei cieli e la sua giustizia. Sono queste le cose che non periranno mai e di cui mai saremo privati. Sono passati poco più di 5 anni e in questa notte la luce della luna si spande alta nel cielo, come quella sera. La landa atomica è nuovamente abitata. Si costruiscono case e il vortice di amore, odio e avidità del mondo umano sembra aver ripreso ad abitarsi. E le ombre sono tornate sulla terra. Il mio cuore, invece, è ancora come quella notte di 5 anni fa. Sconfinato
e senza l'ombra di una nube. Quanto era prezioso il mio sentimento di nostalgia di quella notte. Grazie. Ecco, Gabriele, come può un uomo, tu che hai guardato e compreso la sua storia, come può un uomo affermare questa possibilità nuova e fissare in questa notte un punto di inizio di una novità, di una speranza? Che cosa è accaduto in lui e come ha iniziato a costruire questo cammino personale che poi si è dilatato così attorno a lui, agli amici, al paese, alla città, al mondo? L'ultima frase che ci ha letto Giorgio dice: come era prezioso il mio sentimento di nostalgia di quella sera. Ecco, la differenza tra Takashi Nagai e le altre persone intorno a lui è la serietà con cui lui ha accettato di dare ascolto a quel sentimento di nostalgia di quella sera. La tragedia della bomba che gli ha tolto tutto ha fatto esplodere ancora più forte questo bisogno, questa nostalgia a cui lui ha avuto il coraggio di dare credito, e per lui questa apertura che questa nostalgia rappresentava è stato il punto di origine della speranza, anziché il punto della disperazione. Di fronte a quella realtà, anziché disperarsi, lì ha trovato il punto di partenza per la speranza. Lui ha potuto trovare nella sua esperienza un seme che era stato piantato con l'incontro con la fede, con il battesimo. E quello che fa lui a partire da quel giorno è un profondo lavoro di ascolto di quella nostalgia, per andare a fondo di quella nostalgia, per andare a capire cos'era quel seme, come lui dice, cercare il regno dei cieli e la sua giustizia. Andare a scoprire quando tutto quello che periva, che poteva perire, era perito, perché non c'era più niente, cos'era quel seme che gli diceva: io ho fatto esperienza che c'è qualcosa nella mia vita che non muore mai. Lui aveva perso tutto, lui era fermo in un letto perché era già malato di leucemia a causa del suo lavoro, gli erano rimasti solamente due bambini, con l'angoscia di sapere che dopo poco tempo li avrebbe lasciati orfani. Ecco, lui decide di andare a vivere in una capanna di 4 metri per 4, di 2 metri per 2, 4 metri quadrati, nel mezzo della landa atomica. Perché il punto da cui lui può ripartire è quel seme della fede che lui ha ricevuto dal battesimo e che lui ha incontrato su quella terra che è stata la culla del cristianesimo in Giappone. Quindi lui vuole ritornare lì, dove ha incontrato i cristiani, dove ha incontrato la moglie, e lì dove i cristiani nascosti hanno custodito la fede per 3 secoli. Il Nyokodo, allora, il nome Nyokodo viene dall'espressione biblica Nyoko Aijin, che vuol dire ama il prossimo tuo come te stesso. Nyoko Aijin vuol dire ama il prossimo tuo come te stesso. Lui di questa espressione biblica coglie la prima parte, Nyoko, che vuol dire come te stesso. Nyoko Do è il luogo dell'amore a se stesso. È interessantissimo che lui, dell'espressione biblica, coglie l'aspetto dell'amore a se stesso. Lui capisce che il punto della rinascita è uno sguardo attento e appassionato sulla propria umanità. Lui vuole, lì dentro, vuole fare il percorso di scoperta di se stesso. Ed è da lì che lui capisce che può nascere l'amore agli altri. Ma il punto di partenza è l'ascolto di quella nostalgia che nel suo cuore è esplosa in quelle condizioni. E questo sguardo era talmente vero, era talmente vero che era ciò di cui tutti avevano bisogno, che la città intera va a cercarlo, perché era evidentemente l'unica fonte da cui si potesse ripartire in quella distruzione. I pensieri dal Nyokodo è l'ultimo libro che lui scrive nel Nyokodo, e quindi è il punto più maturo di questa traiettoria di cammino su di sé. Io quello che voglio sottolineare è che non c'è niente di spontaneo nella capacità
nel fatto che lui arrivi ad avere questo sguardo, ma c'è un serio lavoro su di sé. Il Nyokodo è il luogo dove lui vuole compiere questo lavoro e dove sta 3 anni fermo in un letto alla scoperta di sé e di chi è Cristo nella sua vita. I pensieri dal Nyokodo è, io credo, il libro più importante che lui abbia scritto. Gli altri sono bellissimi, ma questo è il termine di questa traiettoria e ci permette, in vera intimità con lui, perché ha i caratteri di un diario, di percorrere con lui il percorso alla scoperta di sé, quell'amore a sé che poi è la fonte dell'amore agli altri, da cui è rinata una città intera. Per cui questo libro, una delle attività fondamentali della nostra associazione è quello di tradurre i libri, e noi abbiamo subito voluto tradurre questo libro perché era esattamente quello che volevamo scoprire, come aveva fatto a diventare quello che è diventato, come faceva ad avere quello sguardo in quelle condizioni impensabili. Ecco, ascoltiamo ora un passo proprio delle parole di Takashi Nagai riguardante questa scoperta di amore a se stessi. La prima cosa che penso tutte le mattine appena mi sveglio è che sono felice. Anche oggi sono vivo. Anche oggi ho da lavorare. Ho un certo numero di manoscritti in corso che mi è stato chiesto di scrivere e mi chiedo a quale dovrò dare la precedenza. Dopo mezzogiorno disegnerò un po'. Quando posso fare un piano per la giornata mi sento pieno di gioia. Anche se sono in grado di usare solo le mani e la testa, mi ritrovo colmo di entusiasmo, come fossi uno scolaretto al mattino pronto a partire per una gita. È una conquista di questi ultimi tempi il fatto di sorprendermi tutte le mattine nel mio letto, pieno di questa aspettativa di gioia di fronte al giorno che inizia. Mi trovo ad avere il cuore di un fanciullo. Se solo fossimo capaci di svolgere i nostri compiti di tutti i giorni con la stessa passione con cui componiamo i versi di una poesia, quanta bellezza invaderebbe i luoghi di lavoro. Noi dovremmo trasformare la nostra vita in poesia. Dobbiamo lasciare che lo sguardo attento e ammirato del poeta scavi sotto la superficie e scorga la bellezza che si nasconde in ogni cosa e dia forma a ogni nostra azione, ogni pensiero. Sia che ci troviamo in fabbrica a sferragliare, sia che sfrecciamo su un peschereccio in mezzo al mare, o che siamo al lavoro in un negozio tra la gente. Io ho finalmente raggiunto questo nuovo orizzonte. Mi scalpita in petto un cuore di fanciullo. La vita di un nuovo giorno mi attende, la vera gioia, in questo letto di 2 metri da cui non posso neanche uscire. Ma che è vita, senza la sferza dei doveri e i lacci dei divieti che arrestano l'audacia di questo cuore che ogni mattino si rimette all'opera. Ecco, Takashi Nagai era partito dopo i primi 10 giorni, dopo lo scoppio della bomba, scoprendo che un filo d'erba aveva riniziato a crescere e qualche formica a riapparire, dice in altri passi. Quindi un'attenzione reale straordinaria, frutto di una vita piena di domande e di sguardo. E poi questa straordinaria immagine: camminavo con Dio nella desolazione spettrale di Urakami e finalmente capivo la profondità della sua amicizia, dell'amicizia di Dio, come il popolo di Israele nel deserto. Ecco, vorrei chiedere al cardinale Scola, che nella prefazione dice: tornerò ancora spesso su queste parole, che cosa lo ha colpito e come può aiutare a cogliere la fisionomia di questa personalità che stiamo ascoltando, come ha iniziato a camminare verso un punto di luce finale. Ma io penso che
siamo di fronte a una forma assolutamente straordinaria di umanità, nel senso che Nagai testimonia fin dove può giungere l'uomo quando prende sul serio la sua mente, il suo cuore e la sua azione. E ci si sente un po' dei vermi, almeno io ho avuto questa percezione leggendo di Nagai e in particolare di questo diario che lui ha scritto. In fondo si potrebbe dire, magari con parole troppo europee, che non abbandona mai nella sua vita, anche quando parla della sua fanciullezza, eccetera, della morte della mamma, la ricerca spasmodica del senso del vivere. Questo è il problema di oggi, la nostra dimenticanza che il senso del vivere, cioè qual è il significato del nostro essere insieme ora, qual è la direzione di cammino che ci suggerisce. Il senso del vivere è l'unica condizione per vivere in senso pieno, tant'è vero che è impressionante in una persona sottoposta a queste prove e che è in questa condizione che dica: la prima cosa che penso quando mi sveglio è che sono felice. Non so, io personalmente tendo a svegliarmi, magari anche non solo per i miei acciacchi, imbronciato, chiuso, lontano col cuore e con la mente dal reale, dalla realtà, da ciò che c'è. E sentirsi dire da un uomo sottoposto a queste prove questa frase, come un fanciullo, come uno scolaretto, nella coscienza piena di ciò che sta attraversando. Ciò che perisce, perisce, dice. Ciò che muore, muore. La stoltezza di noi uomini è di essere ossessionati dalla brama di afferrare cose che muoiono e di lottare per non lasciarsele portare via. Allora bisogna decidersi a cercare qualcosa che non muore. La parola regno di Dio e la sua giustizia diventa allora il suo ideale. Cos'è il regno di Dio? È chiaro, Gesù stesso lo dice, non è un regno di questo mondo, nel senso di come certamente lo si intendeva anche in Giappone a quei tempi. È il riconoscimento di colui che è il principio e la fine di tutto, l'alfa e l'omega di tutto. Il riconoscimento di quella presenza divina divenuta carnale per noi e per la nostra salvezza, nella quale tutto il reale trova il suo significato. Mi scalpita in petto un cuore di fanciullo, e i fanciulli sono caratterizzati dalla coesistenza della capacità di stupirsi e nello stesso tempo dal desiderio di domandare, di cercarlo, questo senso della vita. Così Nagai ha trovato nella fede cristiana e in Gesù questa esplosione del senso del suo vivere e anche quindi della strada, perché
la realtà apparentemente distrutta e realmente fracassata, frantumata della bomba atomica potesse essere superata. E per questo bisogna che ogni nuovo giorno che mio, che mi attende, anche in questo letto di 2 metri da cui non posso uscire, faccia l'esperienza di questa gioia che apre l'avventura del senso pieno della vita, che per lui è diventato con grande chiarezza Gesù e la comunità cristiana. Speriamo che il processo di beatificazione parta presto, perché per quanto sia già conosciuta questa figura nel mondo, lo era già ancora negli ultimi dolorosi anni della sua vita, possa però diventare un punto di risorgimento per le nostre chiese, soprattutto per le chiese molto provate dei paesi di lunga tradizione cristiana. Grazie. Questa direzione che il Cardinale ci ha dato può continuare in ulteriori parole di Nagai, perché ecco, questi pensieri, no, che diventano queste parole così anche straordinariamente poetiche, ma la poesia non è appunto l'edulcorazione della realtà, ma è trovare la corrispondenza esatta con l'esperienza, no? E questo si sente, trapela in ogni parte del libro. Gabriele, appunto, mi ha colpito, accenna nella sua introduzione che Nagai non indugia mai su ciò che lo sguardo fissa. Abbiamo sempre sentito che parte da qualcosa, il cielo intravisto, l'uomo che cammina, la collina vuota. Eppur nell'angustia di quella capanna, di questo spazio cercato per vivere fisicamente questo cammino nuovo, il cuore si apre attraverso le cose a oltre ogni confine. Ma sentiamo quindi che cosa pensa questo uomo da quel punto fermo, isolato e fermo del mondo, fino ad abbracciare e a comprenderlo sui temi della pace, della povertà, delle scelte, dell'economia, della ricostruzione. Ecco qui un passo che ci introduce anche a questo aspetto, come dire, fattivo e profondo. L'atomica mi ha privato di tutto. Ha portato via mia moglie e io non sono neanche più in grado di reggermi in piedi. Quando venni a vivere in questa piccola capanna, provai un gran senso di sollievo. Ci è stato detto che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli. E siccome io non possedevo assolutamente più niente, mi sentivo felice al pensiero che sarei entrato più facilmente in paradiso. Capivo che la povertà è una benedizione del Signore. Questo tipo di vita in povertà io la conduco di mia spontanea scelta. Non lo faccio perché devo. Ci sono coloro che hanno grandi possibilità e che lavorando possono fare molti soldi. Chi invece parte con potenzialità limitate riesce a lavorare poco e conseguentemente a guadagnare poco. Se ognuno spende per sé i proventi del proprio lavoro, si finisce per avere i primi che vivono nel lusso, mentre i secondi stentano a sopravvivere. E questo sì che sarebbe ingiusto. Se invece pensiamo che il solo scopo per cui ad alcuni è dato tanto è che lo mettano al servizio del loro prossimo, allora non si potrà più dire che il piano del cielo sia ingiusto. Mi è stata data la capacità di guadagnare decine di volte di più di quell'anziana venditrice ambulante di carne laggiù. E non sarebbe secondo la volontà del cielo che io spendessi decine di volte di più di quella signora in lussuose stravaganze.
Penso che sia più vero che io viva allo stesso livello della venditrice ambulante e che usi tutto l'eccesso di denaro per servire i bisogni dell'intero quartiere. In questo modo il mio cuore trova la pace. Queste sono le ragioni per cui io ho scelto di vivere nella povertà. Ecco, tornerei con Cardinale Scola, ecco, chiedendogli di questa dimensione della povertà, che certo è parte della dimensione cristiana del vivere, ma con questa riflessione che abbiamo sentito anche così sociale, cioè del capire le possibilità diverse che ognuno ha e scegliere in prima persona di poter, come dire, indicare una legge, una modalità con la propria vita, col proprio corpo, per far capire le differenze di potenzialità. E quindi vorrei ritornare ancora su questo, su questa parola, amore a se stessi, che è così straordinaria, che è come una scoperta di qualcosa che ci definisce. Cardinale, come... Certamente la prima cosa che mi è venuta da notare leggendo questo passaggio nel libro è che un uomo ridotto in quelle condizioni che abbiamo sentito dire da Gabriele e con la storia che aveva alle spalle, contrariamente a quello che noi saremmo tentati di pensare, diventa il nome del cammino sulla strada del compimento di sé, incominciato dall'incontro con il senso pieno della vita che è Gesù Cristo, lo conduce ad un realismo impressionante. Infatti, questo brano è molto efficace e penso che dovrà essere molto usato per descrivere una legge che nella dottrina sociale della Chiesa è esplicitata da tanti anni, e cioè la Chiesa sì difende la proprietà privata come strumento di garanzia della libertà, ma chiede anche la destinazione universale dei beni. La destinazione universale dei beni non è per il fatto che io guadagno tanto perché i miei libri vendono tanto, dice Nagai, che io mi sento legittimato a condurre un tipo di vita al di sopra di ogni livello, in stravaganze di lusso o di altro. Non può essere per questo che il frutto del mio lavoro sta tra le mie mani, ma bisogna nel modo più assoluto capire che è domandato alla mia libertà, non è un precetto o un dovere la povertà che la Chiesa domanda, ma domanda una fede tale che arrivi alla responsabilità di scegliere di dare, di scegliere di donare. Questa espressione penso che sia più vero che io viva allo stesso livello della venditrice ambulante e che usi tutto l'eccesso di denaro per servire i bisogni del quartiere. Così il mio cuore trova la pace. Sono queste le ragioni per cui ho scelto di vivere nella povertà. Quindi due elementi mi viene da sottolineare. Il grande realismo di una figura che vive una fede di fanciullo, fatta di meraviglia e di serietà, e la scelta consapevole di dover destinare i propri beni in eccesso a chi ne ha bisogno. Perché la destinazione dei beni è per tutta l'umanità. Quanto siamo lontani oggi, se pensiamo a certe
situazioni di estrema povertà nel mondo, alle sofferenze di milioni di bambini denutriti, con carichi pertanto di malattie. Quindi il realismo di Nagai è profondo e nessuno di noi, lo dico anzitutto per me, può non sentirlo come una provocazione. Dobbiamo superare l'idea dell'elemosina generosa, pur utile, meglio che nulla, per entrare in ciò che la Chiesa ci ha sempre insegnato, che la destinazione dei beni è per tutti, è universale. Bellissimo questo, grazie per questo commento davvero che ci dà è un'indicazione e anche un senso di ricerca. Il Cardinale diceva, domandato alla nostra libertà, è rotto il senso di un dovere e c'è l'evocazione di una responsabilità. Si capisce forse di più come ci sia questa corrispondenza evangelica, così a volte saputa, ma capirla veramente è decisivo, di amore a sé come amore agli altri, amare il prossimo come se stessi. Quindi se lo amo secondo una dimensione di egoismo, sarò così anche col prossimo, ma che cosa sto affermando di vero nel mondo? Questa domanda può rinnovare veramente tutto. E la dimensione della pace, la bomba atomica, la violenza, la sofferenza, il punto di ricostruzione parte da sé, come ci sta insegnando Nagai, e questa dimensione della pace, che cos'è dunque anche per tutti gli altri uomini che l'hanno incontrato? Che, da cosa si origina? Da cambiare doveristicamente, non far più? Nagai mi pare che dica nel diario, se ci fosse ancora una guerra atomica sarebbe la fine dell'umano, perché lui dice non si può più scegliere in quegli istanti se salvare un amico o no, ti devi mettere in salvo, per cui non puoi più neanche decidere, perché è talmente veloce il punto di distruzione, no, della fisica, inventato dalla fisica, che non puoi più neanche avere questo dilemma. Allora dice sarebbe la fine dell'umano, quel momento di cessa forse questo pericolo. Ma dunque la pace che cos'è? Ascoltiamo ancora dalle sue parole Giorgio Bonino. Sono passati 5 anni da allora e il nostro movimento per la pace non si è mai fermato. Abbiamo continuato senza sosta a gridare a gran voce il valore di quel sacrificio. Ma a pensarci bene, in tutto questo non abbiamo forse mancato in qualcosa? Non siamo stati proprio noi, i sopravvissuti, coloro che si sono appropriati indebitamente del sacrificio di quelle centinaia di migliaia di persone che hanno dato la vita nella nube atomica per portare la pace, per mantenere la pace mondiale che era stata ottenuta con quel sacrificio? Sarebbe stato necessario un altro, nuovo sacrificio. Le preghiere che chiedono sacrifici senza offrirne di propri sono solo egoismo. I cittadini di Hiroshima e Nagasaki hanno pregato per la pace. A loro, in prima persona, che cosa hanno offerto in sacrificio per essa? Ne abbiamo offerti di sacrifici in libertà? A cominciare da oggi, dobbiamo fare una sincera autoriflessione e offrire un altro nuovo sacrificio, più grande di quello della bomba atomica. Che sia il giorno di una nuova preghiera, che sia il sacrificio del cambiamento di noi stessi, ciascuno per sé. Oggi che il mondo si trova in questo stato, vale la pena iniziare un vero movimento per la pace, della giustizia, nella pazienza e nell'amore, con umiltà e con determinazione.
come non soffermarci ancora un momento, lo chiedo di nuovo a Cardinale Scola, su queste parole, che sia sacrificio del cambiamento di noi stessi, ciascuno per sé, quello che generi un mondo diverso. E questa differenza o somiglianza tra chiedere e offrire, straordinariamente espressa in questa posizione umana che abbiamo appena ascoltato. E questo è un dato imponente di santità. Ecco perché io spero che la causa di beatificazione di lui e della moglie proceda rapidamente, perché sarebbe un segno per tutti noi ad entrare in questa prospettiva che chiamerei la prospettiva, non so se lo pronuncio bene, del miakodò, cioè dell'amore autentico di sé. E lui arriva a capire l'aspetto oscuro di ogni uomo, di ognuno di noi, può arrivare anche a strumentalizzare una tragedia come quella della bomba atomica, a utilizzare il sacrificio degli altri come una via, una strada sufficiente al cambiamento. No, lui dice la strada necessaria e indispensabile al cambiamento non è solo il sacrificio che hanno fatto i nostri cari perduti a centinaia di migliaia in quella tragica occasione, ma la strada è il cambiamento di sé. Ecco perché il luogo dell'amore a sé, inteso nel senso pieno dell'amore come capacità di dare in ogni istante e di chiedere in ogni istante che l'amore sia la prima cosa, sia il gratuito, e viverlo e darlo in ogni istante come se fosse l'ultimo istante. E questo sacrificio profondo del cambiamento di sé, a cui noi facciamo fatica ad aderire, una prospettiva in cui facciamo fatica ad entrare. Mi viene da dire che forse solo un uomo che ha passato tutto quel che ha passato, Nagai, essendo sempre più uomo, essendo fin da fanciullo, per il dono dei genitori, della famiglia, della moglie e dei figli, dentro questa prospettiva di attaccamento alla verità del reale e di scoperta nel vivere il senso effettivo del reale, cosa più di un Dio che si fa come uno di noi per nostro amore e si lascia impalare sulla croce per i nostri peccati. Ecco, eppure, almeno parlo per me, dalla consapevolezza della necessità di questo sacrificio del cambiamento, anche noi cristiani di oggi, non voglio parlare per gli altri, siamo però lontani. E questo diventa anche uno dei motivi, forse il più importante dei motivi, per cui non risultiamo più credibili e non testimoniamo Cristo come la realtà più attrattiva dell'esistenza. Si intuisce, Cardinale, questo punto che sentiamo distante in noi anche nella vita di oggi, tra i fatti che accadono e lo scorrere della nostra vita. È come se si intuisse che questo cambiamento di sé, che però è un sacrificio, come ci accennavi, è il punto di congiunzione con i fatti, col mondo.
non c'è altro, scusate, personalizzo un po' il ruolo, ma mi stupisce moltissimo questa indicazione di Nagai e come ce l'ha introdotta Cardinale. Forse ascoltare adesso anche da Gabriele la dimensione di ricostruzione effettiva, non solo di luoghi fisici, la biblioteca, la San Vincenzo, la chiesa, ma la ricostruzione dell'umano, no? E quindi della città, perché la città è il luogo dove l'umano si raduna, bene o male, in modo caotico o meno, ma dove riprende la vita. Ma la ripresa della vita può essere un fatto meccanico, primitivo, e invece attorno a questo spazio di 2 metri per 2 si è ricostruito anche l'umano, ricostruttore di case distrutte, ricostruttore di distruzione dell'umano. Ecco, se ci racconti anche, mi pare che ci siano delle testimonianze anche di storici, non solo degli incontri fatti da Nagai in quel periodo, tantissimi del mondo sono passati anche da casa sua e gli hanno scritto, grandi del mondo, pensate, ma anche appunto questa ricostruzione di Nagasaki. Sì, io credo che Takashi Nagai ci tolga la possibilità di nasconderci dietro un sacco di alibi, perché il primo alibi è quello che noi cerchiamo in noi stessi ed è il desiderio di attaccarci a qualche circostanza intorno a noi per giustificare il nostro scontento. Lui ci dice, guardate, per essere felici non serve niente, possono portare via tutto e c'è dentro di noi tutto ciò che serve per iniziare un cammino di seria ricerca della vera felicità e della vera speranza in qualunque condizione. Primo alibi che ci toglie. Il secondo alibi che ci toglie è che pensare che la fede non serva a niente, non abbia un impatto sociale. E per questo voglio citare appunto un incontro che abbiamo fatto da poco con uno storico americano di una grossa università, un importante dipartimento di storia dell'Università della Virginia, un americano, ed uno dei bellissimi incontri che abbiamo fatto in questi ultimi 2 anni. Lui è innanzitutto è privo di ogni conflitto di interessi, perché non è un cristiano praticante. Lui è uno storico della storia del Giappone moderno, e lui ha fatto la tesi di dottorato, da cui ne deriva un libro che si chiama Resurrecting Nagasaki, la risurrezione di Nagasaki, in cui lui era interessato a studiare le dinamiche della ricostruzione di Nagasaki dopo la bomba. Punto. Lui voleva solo capire cosa era successo a Nagasaki e confrontarlo con Hiroshima. E quindi lui ha fatto un lavoro da non credente di seria analisi storiografica, secondo tutti i santi crismi della scienza storiografica. È andato negli archivi, ha raccolto le testimonianze, e cerca qui, cerca lì. A un certo punto lui gira, rigira, continuava a finire intorno a questa figura di Takashi Nagai. Tra l'altro la cosa interessantissima io vengo dal mondo della medicina, nel mondo della ricerca clinica, in medicina generalmente tu hai un braccio di ricerca in cui tu dai ai pazienti un certo farmaco e poi hai un braccio in cui dai il famoso placebo, in cui quel farmaco non c'è, vedi cosa succede con e senza il farmaco. Qui la storia ci ha dato un po' questa possibilità di confronto, perché abbiamo 2 città in cui è successa a distanza di 3 giorni la stessa cosa, Nagasaki e Hiroshima. In una c'era Nagai e nell'altra non c'era Nagai ed è Hiroshima. C'è un detto in Giappone che dice Ikari Hiroshima, Inori Nagasaki. Mentre Hiroshima grida, Nagasaki prega. Ecco, questo storico, facendo un lavoro di pura e rigorosa storiografia, ha dovuto descrivere che la ricostruzione di Nagasaki è tutta occorsa intorno alla figura di Nagai. C'è stato un popolo intero che si è messo in movimento intorno a lui e che ha ricostruito, non come a Hiroshima, su una narrativa incentrata all'odio verso i distruttori e un proclama della pace, come diceva Nagai, come non può essere, cioè chiedere il sacrificio agli altri per essere ricompensati della pena che voi intorno a me mi avete costretto a patire. Quindi in confronto alla narrativa di Hiroshima, che è quella sostanzialmente dell'odio e della rivincita, a Nagasaki, sorprendentemente, la narrativa sociale, la narrativa intellettuale e persino la narrativa politica è stata tutta intorno all'idea della vera pace, nella preghiera
e nell'amore, nel senso della fraternità, perfino nei confronti degli americani. Questa cosa che era assolutamente inattesa per lui, è successa a Nagasaki, e lui in un lavoro di tesi di 350 pagine ne ha dedicate più di 150 a Nagai, perché tutto ciò che documentava l'ha portato a dire che il punto di rinascita della città di Nagasaki è stato la testimonianza di fede di Takashi Nagai, che vorrei tornare a sottolineare, fermo, bloccato in un letto e senza avere niente. Quindi la cosa incredibile, e questo è il punto che permette di dire che veramente la ricerca dell'amore a se stesso fiorisce nell'amore all'altro, perché dal lavoro che lui ha fatto su di sé, tra quelle quattro mura, senza poter mai uscire, è rinata in questa nuova prospettiva di vita e di speranza una città intera, come è successo a Nagasaki e come non è successo a Hiroshima. Benissimo, grazie. Chiederei così al Cardinale Scola un ultimo spunto, se possibile, su questo essere possibili portatori di speranza per ogni situazione che viviamo, di un umano così fragile e desideroso anche di un incontro. Quale ultima per questa sera? Che siamo insieme, indicazione ci giunge da Nagai e da sua moglie, perché vorrei sottolineare infine che la causa di beatificazione, comunque la proposizione dell'indicazione della loro vita, è appunto su entrambi, ed è stata affidata come postulatore al padre carmelitano Sangalli, quello qui di Monza, provincia, insomma, Monza Brianza, che è quello che ha seguito la causa dei coniugi Martin. Questo occorre, dicevamo prima, ricorrere molto in là nel tempo per ritrovare nella storia della Chiesa l'unità così profonda tra un marito e sua moglie, come una santità vissuta e proposta a tutti. Dunque, io credo che più che mai, per rispondere a una parola troppo grossa, per interagire con la tua domanda, è guardare al crocifisso e alla sua morte e risurrezione come all'esempio più clamoroso, la testimonianza più clamorosa di questo amore di se stesso. Cosa si svela nel crocifisso morto, risorto, asceso al cielo, di cui aspettiamo il ritorno come fattore conclusivo della storia? No, non sono le apocalissi, quelli sono i fattori previ. Il fattore conclusivo della storia è quel che si chiama, tra virgolette, il ritorno di Cristo. E lì si vede come un uomo solo, perché solo come il crocifisso non ce n'è, pochi, la madre, Giovanni, le donne, qualche discepolo che guardava da lontano, ma salvo certamente Maria e forse Giovanni e le donne, gli altri erano già dentro un'attitudine di delusione, convinti che la bella storia era finita, come si vede nello stupendo episodio di Emmaus. Guardando il crocifisso cosa si vede? Si vede che attraverso un singolo può passare la salvezza di tutti, perché Cristo è un universale concreto. Quindi non stupisce
che molti santi tendano a questo e abbiano spesso, fra virgolette, successo in questo. Pensiamo ai grandi santi della storia. No. Attraverso Nagai è passata la salvezza di Hiroshima, e non solo di Hiroshima, sta sempre più toccando il mondo intero, perché questa è una legge della vita, è la legge della conversione di sé, del cambiamento di sé. Ed è ciò che l'Occidente, perché parlo di quel che conosco un poco, ha smarrito. I problemi sono cominciati quando si è preteso di riportare la religione nei limiti della sola ragione, diceva Kant, ma di una ragione monca per giunta. Quindi si è abbandonata la fede nel Dio vivente. Perché? Per credere in un Dio astratto come una potenza che sta oltre, non ci vuole un grande sforzo. E la maggioranza, anche oggi, anche di quelli che dicono di essere agnostici e forse anche di quelli che dicono di essere atei, a un Dio astratto, a una sorta di X senza volto, sono disponibili. Ma per credere nel Dio vivente bisogna riconoscere che attraverso quel singolo passa la salvezza di tutti. Così nei santi succede questo, che nella loro singolarità, si può chiamarla anche carisma, può passare la salvezza dei molti. Da questo punto di vista mi permetto di concludere citando io il pensiero di Nagai che mi ha colpito di più, e l'ho trasformato, l'ho ridotto, trasformato in un tweet che ha avuto migliaia di visualizzazioni. Quando dice, quando parla della morte, provate a immaginare se un bel giorno vi arrivasse un invito che stavate aspettando da moltissimo tempo, da qualcuno che avevate tanto atteso di incontrare, una persona al fianco della quale avete tanto desiderato intrattenervi per stare a lungo tempo vicini a parlare. Il giorno in cui quell'invito arrivasse, quanto grande sarebbe la vostra gioia. E qui il punto. La morte è questo invito da parte di Dio. È con questa gioia in cuore che io la attendo. Io so bene quanto Dio sia buono e bello e con quanta tenerezza egli si prenda cura di me. Per questo, quando finalmente riceverò il suo invito, sarò felicissimo di accettarlo. Ma con grande realismo aggiunge qualche cosa che, almeno per quanto mi riguarda, vale per me. Ci sono persone che non sopportano l'idea di dover morire. Insomma, uno che ha avuto una vita così e che ha attraversato anche questa prova finale in questi termini, che parla della morte in questo modo, è uno che sa che cos'è la vita. Pertanto auguriamoci, realmente ringraziamo Gabriele e i suoi amici per l'associazione che hanno fatto, e invitiamoli a continuare a lavorare perché questa esperienza sia sempre più conosciuta, diffusa e soprattutto tendenzialmente imitata. Grazie. Prego. Grazie, Cardinale Scuola. Grazie per questa indicazione a un cammino. È proprio vero questo punto finale anche della propria
proprio sacrificio che indica una vita. È esattamente una religiosità nei limiti della sola ragione non rivela qualcosa di nuovo, qualcosa di vitale in cui uno può riscoprire se stesso. Ecco, oggi abbiamo ricevuto un dono importante dall'arcivescovo di Nagasaki, Monsignor Takami, che è la indicazione della preghiera per intercessione e per la canonizzazione dei coniugi Takashi e Midori Nagai. La possiamo leggere insieme o farla leggere a Giorgio Bonino e poi conclude il nostro amico Gabriele di Comite. O Padre misericordioso, che non lasci mai soli i tuoi figli nel cammino della vita, ti ringraziamo di avere donato al popolo dei credenti e al mondo intero Paolo Takashi Nagai e la sua sposa Marina Midori. Midori, dopo aver condotto lo sposo alla tua amicizia, nell'umile dedizione alla sua vocazione, gli ha mostrato la via della carità perfetta. Insieme, nell'abbandono fiducioso alla tua volontà, hanno dato volto al bene che la tua provvidenza sa trarre anche dal male e sono diventati annuncio di speranza e testimoni di carità per il popolo ferito. Dopo la morte della sua sposa, camminando in profonda povertà di spirito, Takashi ha sperimentato nel deserto atomico la tenerezza della tua amicizia e, testimone della grazia e del centuplo, ha rigenerato nel suo popolo il gusto della vita e il coraggio per ricostruire. Concedi a tutti noi, per l'intercessione di questi tuoi sposi, la grazia di rispondere alla nostra personale chiamata alla santità e donaci, se è a maggior tua gloria, la grazia che imploriamo nella speranza che questi sposi possano essere presto annoverati tra i tuoi santi. Per Cristo nostro Signore. Grazie. Gabriele, se vuoi concludere con qualche indicazione. Grazie. Anche per continuare con voi questo impegno. Sì, io voglio dire che la ragione di quello che stiamo facendo non è per conferire un titolo d'onore a Takashi e Midori Nagai, ma è per dare a loro la possibilità di cambiarci, di far sì che la loro testimonianza possa cambiare il nostro cuore. Io non so se come la pensate voi, ma io non vedo cosa ci possa essere di più desiderabile nella vita che qualunque cosa succeda si possa avere questo sguardo di speranza e di pace. Per cui io invito tutti a iniziare questo cammino con noi. Noi abbiamo un sito che si chiama www.amicinagai.com. La prima cosa che chiedo, propongo a tutti voi di fare è di iscriversi alla nostra newsletter, così rimarrete aggiornati. Spero che possa andare in proiezione per le persone che sono collegate, il QR code per collegarsi e iscriversi alla newsletter. Io mi permetto di chiedervi se avete voglia di aiutarci anche da un punto di vista economico. L'attore canonico della causa, quale siamo noi, ha anche da codice di diritto canonico la responsabilità finanziaria, sia nella fase diocesana che nella fase romana del processo, dei due processi di beatificazione, e di spese ce ne sono moltissime, per cui non mi preoccupo perché i soldi li farà arrivare al buon Dio, però siccome magari ce li vuol far arrivare attraverso di voi, e quindi vi invito. Ma la cosa forse ancora più importante, il modo ancora più importante per aiutarci è comprare e diffondere questi libri. Fra un mese è Natale, io credo veramente che non ci sia niente di più bello che possiate augurare alle persone a cui volete bene di poter avere uno squarcio di bellezza di questo tipo. Siamo contenti di aver partecipato a dare voce a questa esperienza nostra e loro. E vi saluto e vi ringrazio, ringraziando ancora Cardinale Scola della sua generosa presenza e pensiero e grande paternità nella fede. Concludo solo, vedete questo 40 dietro di noi del Centro Culturale di Milano, nell'81 è nato e continua a rinascere attraverso generazioni, fatti e circostanze diverse, con l'unico sempre originale punto di partenza, che è quello di poter vivere l'esperienza dell'abbraccio a tutto, dell'interesse a tutto, che è generato
dall'incontro cristiano. E in questo senso domani parte un ciclo dedicato a una figura che è stata incontrata negli anni Ottanta, che è Giovanni Testori, e lo vogliamo riscoprire come letterato, romanziere, uomo di teatro, di poesia e di editorialista sul Corriere della Sera sui temi sociali e culturali, e inizia un ciclo di 9 appuntamenti con più grandi attrici, attori e ospiti che tenteranno di farci conoscere, perché forse più saputo che conosciuto Testori, questa sua unità tra la vita e la verità, così cercata, così desiderata e anche poi trovata in una pace nuova. Grazie per tutti, buonasera agli ascoltatori e arrivederci ai prossimi appuntamenti. Grazie.